I santi sono i redenti che vivono l'eterna beatitudine all'interno del dinamismo trinitario. In Dio essi amano tutti gli altri abitanti del cielo, ma non si limitano ad amarsi solo tra di loro, altrimenti non sarebbero veri santi. Essi amano anche noi che stiamo provvisoriamente vivendo in questa dimensione terrena, noi che stiamo lottando contro le tentazioni e stiamo soffrendo per le nostre fragilità. Siccome il Signore è in noi, anche loro ci sono accanto e sono contenti di intercedere per noi ogni volta che glielo chiediamo. Se viviamo in grazia di Dio, credendo nella sua infinita misericordia, anche i santi e gli angeli ci accompagnano ovunque andiamo e qualsiasi cosa facciamo. Se partecipiamo alla Santa Eucaristia, essi sono accanto a noi ad adorare Gesù, che scende dal cielo e si fa presente in quell'ostia consacrata. Prima di tutto c'è Maria Vergine, madre di tutti noi e regina dei santi e degli angeli. Poi i santi che ci hanno scelto e ci proteggono in modo speciale. E poi tutti gli altri santi, compresi quelli non canonizzati, come i parenti e gli amici redenti. Viviamo sempre alla presenza di Dio, di tutti gli angeli e dei santi. Allora potremo pregustare il paradiso dentro di noi, già su questa terra.